Siamo stanchi, ogni qualvolta vediamo che il cielo si annerisce di dover correre da casa, mettere le paratie per evitare che a casa si andavi, stare lì tutta la notte a ripulire l'acqua. Siamo veramente stanchi. Sono stati i cittadini di Via Romana a portare in consiglio comunale l'incubo vissuto lo scorso luglio, ma non solo. Da anni, infatti, gli allagamenti in caso di acquazzoni in quella zona sono sempre più frequenti. Tutti noi avevamo 2,5 metri d'acqua a casa, cioè 100 metri cubi d'acqua. Non sapete quanti sono? Cioè, quando siete in televisione, non ci siete andati. Perciò oggi vi chiedo, prendete le vostre strade burocratiche, il commissario, il commissariamento, aspettiamo breve, medio, lungo termine. Però queste due piccole cose che si possono fare ora, fatele, perché sembra quasi che non ci sia stata in questi 20 anni una volontà. Il Consiglio Comunale di Arezzo ha così ospitato il dibattito in forma pubblica e aperta sulle criticità sorte a seguito dell'alluvione di fine luglio, concentrandosi sulla situazione di Via Romana, dove i cittadini hanno anche formato un comitato spontaneo che conta già 300 aderenti. Via Romana, ogni acquazzone è a rischio allagamento, quindi questo rischio è troppo elevato, quindi ci vogliono piani di emergenza nell'attuale. Il sottopassaggio di via Dante Alighieri è a rischio, lì ci passano i bambini, quindi bisogna proteggere, bisogna dare sicurezza, questo è quello che chiediamo in primis all'amministrazione da subito. La paura dei cittadini è quella che si ripresenti una situazione analoga a quella di luglio. L'evento di luglio è un evento di un'eccezionalità particolare e nessuno può, come dire, può smentire, perché ci sono i dati, le registrazioni. Per far fronte a quegli eventi, mitigare quegli effetti degli eventi, ci sono bisogno di interventi strutturali, che sono interventi che necessitano del tempo per progettarli, realizzarli e delle somme importanti per essere finanziati. Poi ci sono degli interventi che si possono realizzare a breve e medio termine, che sono interventi più puntuali sulla rete fognaria, per far sì che per esempio quello che è occorso agosto non riaccada. E quindi abbiamo strutturato di concerto con il gestore del sistema fognario una serie di interventi di mitigazione.